ben 32 produttori di olio del territorio del Lazio. Cari amici, eccoci qui, riprendiamo un po' i nostri discorsi di olio. Siamo con l'amico Sisto Fanfarillo che ci racconta qualche cosa su questa bella azienda. Innanzitutto, come si chiama l'azienda, dove si trova, e poi iniziamo a parlare del tuo olio e di quest'altro cestino che ha delle curiosità. L'azienda si chiama Olia 75. Se volete vi dico qualche curiosità su questo 75. Il primo terreno che abbiamo comprato aveva 75 piante e da lì poi siamo partiti. Adesso l'azienda è composta da 15 ettari di uliveto. Siamo nel territorio di Alatri, in provincia di Frosinone, e il terreno è completamente roccioso, per cui questo olio ha la particolarità di essere fortemente mineralizzato. Beh, questa è una cosa importante poi quando si parla della cultivar che uno ha, delle specificità del territorio, eccetera. Allora, che tipo di olio fate? Dunque, questo è un blend composto da moraiolo nella misura del 70% e da leccino, che sono le due essenze che reggono egregiamente a quello che è lo sbalzo termico invernale, e queste ci danno tra l'altro una bella soddisfazione perché abbiamo raggiunto un equilibrio tra le due cultivar che a noi risulta gradevole. Ecco. Ecco, a voi risulta gradevole, al consumatore, i clienti, che tipologia di clienti avete e quindi come vi muovete con i consumatori? Beh, insomma, la nostra produzione nelle buone annate porta circa 3.000 litri di olio, per cui non possiamo accedere con facilità alla grande distribuzione. Abbiamo una serie di clienti affezionati, praticamente il nostro olio finisce già l'anno prima della raccolta, perché loro si accaparrano questo prodotto e noi siamo felicissimi tra l'altro di accontentarli nel modo migliore. Questo qui è un olio molto equilibrato sia nell'acidità che nell'amaro, per cui risulta un olio da un uso generale in cucina. Quindi un olio a tutto pasto, mettiamo così, a tutto tondo. Il fatto che siate un'azienda con dei quantitativi limitati in questo senso, però vi permette di avere un prodotto di qualità, e il fatto che i clienti siano sostanzialmente continuativi o che di anno in anno abbiate già venduto la produzione, vuol dire che forse l'olio è buono, il prezzo ci sta e le persone vi apprezzano. Certo, ci dà gratificazione questo fatto di avere una clientela affezionata. Certo, poi ci sono anche le annate come quest'anno che ci castigano un po', perché da quella che era lo standard di produzione quest'anno abbiamo avuto una perdita del 50% praticamente, e quindi accontenteremo in maniera limitata un po' tutti. Ma questo, diciamo, sempre per far sì che si rimanga in quell'ambito del prodotto di eccellenza, perché altrimenti non sarebbe neanche difficile aumentare con stratagemmi e scamotaggi la produzione, ma vogliamo rimanere in quel prodotto di eccellenza, così come ci certifica la Camera di Commercio di Frosinone, e noi abbiamo anche la certificazione di bio. Questo prodotto è certificato e garantito. Senti, però io vedo anche qui, questo cestino mi ha incuriosito quando io l'ho visto. Mi spieghi velocemente, perché è questo color sanguigno, mettiamola così, che cos'è? Dunque, questo è l'oleolito di Iperico, più volgarmente detto olito di Iperico. L'Iperico è una pianta spontanea, si chiama anche erba di San Giovanni perché cresce proprio in quel periodo di San Giovanni del 24 giugno. Qualcuno lo chiama anche erba del diavolo, e questo si ottiene con la macerazione di quest'erba in un olio extravergine di olivo che dura 40 giorni. Dopo una doppia filtratura, senza altre lavorazioni, otteniamo questo prodotto con questo bel colore rosso rubino. È un lenitivo per la pelle, tutti quei disagi, anche le scottature solari, piccole abrasioni, cicatrizzante nelle piccole ferite. E poi, insomma, aiuta la pelle a idratarsi, sì, con un uso quotidiano. È profumatissimo, tra l'altro. Per fare cosa gradita a qualche amico, ma soprattutto a qualche amica, porto in regalino una boccetta di olito di Iperico. Quasi sempre, dopo una piccola ricerca su internet, sono tutti soddisfatti di questo regalino. Beh, allora,
se volete fare un bel regalo, volervi bene, l'olio del nostro amico Sisto certamente non vi fa fare brutta figura. Se volete fare un altro regalo, una cosa particolare, da lui trovate anche questo preparato. Dove vi possono venire a cercare i nostri amici? Avete in azienda, su un sito? Come siete messi? Abbiamo un sito internet, basta digitare Olia 75 e usciamo fuori noi. Poi noi siamo ad Alatri. Ci sono delle indicazioni stradali, siamo facilmente raggiungibili, insomma. Sono belle zone, andate a fare una gita e trovate tutto quanto. Un saluto, grazie. Vi aspettiamo a Evo Trends 2024, un brindisi con l'olio extravergine di oliva